Dibattito sulla sentenza del TAR. Riordino delle aree protette. Revisione dell'assistenza psichiatrica. In apertura della seduta del 14 luglio, su richiesta dei gruppi di opposizione, il presidente della giunta regionale ha svolto comunicazioni sulla sentenza del TAR in merito alle elezioni regionali. Il Consiglio ha poi iniziato l'esame del disegno di legge sulla riorganizzazione delle aree protette. Nella seduta ha approvato due ordini del giorno, rispettivamente su Nadia Savchenko e sul centro ortopedico di Omegna, e ha respinto un documento sull'ospedale oftalmico di Torino, rinviando la discussione in commissione. In copertina. Il presidente della giunta Sergio Chiamparino, su richiesta delle opposizioni in apertura della seduta del 14 luglio, ha svolto una comunicazione sulla sentenza del TAR del Piemonte che ha respinto 3 dei 4 ricorsi sulle elezioni regionali dello scorso anno. Al termine della comunicazione, nella quale il presidente ha affermato che il tribunale amministrativo ha riconosciuto legittima la sua elezione, si è aperto il dibattito con gli interventi dei gruppi consiliari. Nella stessa seduta del 14 luglio, il Consiglio ha iniziato l'esame del disegno di legge sul riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali. Tra gli obiettivi, rivedere la governance del comparto, accorpare la gestione di alcune aree naturali e istituirne due nuove e attribuire le competenze sui Sacrimonti all'Assessorato alla Cultura. L'Assemblea ha approvato il 14 luglio, su proposta del Comitato Diritti Umani, un ordine del giorno per sollecitare la liberazione di Nadia Savchenko, pilota militare delle Forze Armate Ucraine, catturata il 17 giugno 2014 da militanti filorussi. Ha approvato anche un documento per il mantenimento dei servizi al centro ortopedico del quadrante di Omegna. La Commissione Sanità è tornata sulla delibera di revisione dell'assistenza psichiatrica e sul tavolo di confronto recentemente convocato dall'assessore Antonio Saitta. Critiche le opposizioni, che hanno richiesto più tempo per l'entrata in vigore e modifiche al testo. Sostegno, anche se con richiesta di modifiche, dalla maggioranza. L'assessore ha confermato la volontà di modificare la delibera, in particolare su prospettive dei gestori e del personale. Non c'è invece disponibilità sul ritiro completo e se ci saranno ricorsi al TAR verranno affrontati.